Grazie Presidente. Io colgo l'occasione per ringraziare la collega Paciocco per l'enorme lavoro che ha fatto, non solo con la delibera di cui parleremo successivamente, cioè quella per l'istituzione della delibera cittadina per la consulta della disabilità e per le linee guida per quelle municipali, ma anche per questa delibera, perché è fondamentale. Questa delibera va a incardinare. Le consulte stabilmente dentro al tessuto dell'amministrazione e dell'attività politica dell'amministrazione. Ora io volevo brevemente rispondere al consigliere Figliomeni, perché noi in Sala Rosi non abbiamo mai fatto una commissione su questo, non mi ricordo che sia stata una commissione, immagino sia stato uno dei tantissimi incontri che la consigliera Paciocco ha fatto con le forze politiche e con le consulte per la stesura di queste due delibere. Però in ogni caso sono contenta che anche lui abbia fatto queste richieste, ma ogni singola parola messa in queste due delibere è frutto unicamente della nostra visione politica sulla città, di quello che noi vogliamo che sia, non solo adesso, ma anche nel futuro. E qui ritorno al discorso iniziale. Questa delibera è molto importante perché sancisce, e cioè mette nero su bianco, quello che noi abbiamo cercato in questi 4 anni ormai di consigliatura di rendere attuale. E poi ci siamo domandati, e cioè rendere partecipe sempre la consulta, sia quella cittadina che quelle municipali, delle attività consigliari, delle delibere, sempre per dar seguito al motto niente su di noi senza di noi, e anche per avere il loro punto di vista e per renderli partecipe, perché è giusto, perché è la loro vita, è la loro vita. E quindi noi abbiamo sempre operato con le modalità che poi andiamo a sancire e a rendere definitive con queste due delibere, in particolar modo con questa, che non è che non lascia al libero arbitrio del Presidente della Commissione il chiamare la consulta, il chiedere la consulta e rendere partecipe la consulta di quello che sta accadendo negli ambiti che poi la riguardano nella vita di tutti i giorni. Ma noi lo abbiamo sempre fatto, l'abbiamo fatto con voglia, con desiderio di partecipazione e di inclusione e soprattutto di ascolto delle loro esigenze. Però vogliamo mettere un punto fermo, vogliamo che questo nostro modo di agire, modo di vivere la politica, venga poi anche effettuato in seguito, quando probabilmente ci saranno altre forze politiche, quando potremmo non esserci noi, ma forse ci saranno altre persone al nostro posto. Noi vogliamo che comunque la consulta e le consulte vengano rese partecipi, appunto consultate, e possano dire la loro su tutti gli atti che sono inerenti alla loro vita, alle loro particolarità. Quindi io ringrazio di nuovo la collega perché è veramente un enorme passo avanti di inclusione e di partecipazione. Ho terminato, Presidente.